Presidente, chiedo perdono. Quanto detto dalla consigliera Capici credo venga messo agli atti formalmente. Allora, prima di andare avanti, leggo svolgimento delle mozioni. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata all'occorrenza solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore a 10 minuti. Nella discussione possono intervenire per un tempo comunque non superiore a 10 minuti un consigliere per ogni gruppo e un assessore. Il consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non superiore a 5 minuti. Si è costretti a fare questo in quanto così cinquettando con la segretaria, 1:10 per non 1:20 per non concludere niente al punto precedente, onde evitare di rincorrere in sforamenti non giustificati, ci si attiene a questa tempistica, viene riportata prima. Per cui il primo che vuole intervenire per quanto riguarda l'argomento, la risposta alla mozione fatta, chi è? Io sicuramente, ma presento, signor Presidente, inizio la lettura dello svolgimento delle mozioni, è antitetica rispetto al punto precedente. Se le mozioni devono essere discusse, è uno dei fondamenti caldi della discussione, l'ha detto anche lei prima nel Consiglio, perché nel Consiglio bisogna discutere. Credo che adesso leggere col cronometro in mano la cosa non sia garbata. Assessore, non sarà garbata. Ma dobbiamo attenerci alle regole, no? E lede i diritti di discussione di questo Consiglio da lei precedentemente citati. Non lede nessun diritto, ci si attiene alle regole. Ma lei nel precedente punto non c'era. Lei stessa non si è tenuta alle regole. Io, come vede, preso atto anche di una mia discussione dietro la quale sono stato abbondantemente seguito da tutti, anche da lei, va bene, in atto onde evitare che ci si possa essere richiamati alla tempistica corretta, mi sono permesso di leggerlo prima. Se poi lei vuole attizzare fuoco inutilmente, si prepara con una bombola antincendio. Vada avanti, prego. 10 minuti a decorrere da ora. Grazie, signor Presidente.